Ben trovati a questa nuova video recensione. Io sono Alessandro Salvati e il gioco che andremo a scoprire oggi è Speedrunners. Speedrunners. Questo nome non c'è affatto nuovo. Speedrunners è il seguito spirituale di Speedrunner, giochino flash originariamente sviluppato dai Double Dutch Games. Potrete trovare Speedrunner qui gratuitamente, ma è anche incluso nel nuovo gioco. Dovevamo correre ed evitare una serie di ostacoli in un tempo limite per disinnescare delle bombe piazzate da un bombarolo pazzo. In Speedrunners, il gioco attuale, è praticamente lo stesso, ma con il multiplayer tra le varie aggiunte. Il gioco uscì sul web nel 2011 e ne fu sviluppata anche una versione HD per Xbox Live Indie Games, più simile alla versione attuale. Grazie all'aiuto di Tiny Build Games, ora Speedrunner è diventato Speedrunners, un frenetico gioco competitivo multigiocatore. È stato rilasciato in accesso anticipato su Steam il 26 agosto 2013, ma verrà rilasciato in versione completa a breve entro quest'anno. Vediamo in dettaglio di che tratta questo gioco. Eroi, troppi eroi. New Rush City è una città minacciata da un singolo bombolaro matto, ma piena di supereroi. Forse di fatto davvero troppi. Così tanti che devono competere tra di loro per vedere chi riesce ad arrivare per primo sulla scena del crimine. Sfortunatamente si lasciano forse prendere un po' troppo la mano con la competizione e perdono un po' il controllo di sé, ed è il loro scopo ultimo, prendendola un po' troppo sul personale. Oppure saremo da soli contro il bombarolo matto a decidere le sorti dei New Rush City nel caso scegliessimo di giocare la modalità single player e modalità Origin. Speedrunners è un action platformer racing game a scorrimento che in multiplayer acquisisce aspetti da party game. I controlli sono semplici: Z per saltare, X per lanciare un rampino, C per usare il bonus a nostra disposizione. Disporremo anche di doppio salto, boost di velocità, scivolata e wall jump. Di primo impatto ci è sembrato di giocare a Super Mario Kart in due dimensioni, con tutto quello che ne consegue, tipicamente gomitate tra amici. Nella campagna Origins, che replica i livelli del primo capitolo della serie, impersoneremo il nostro eroe Speedrunner, che dovrà disinnescare delle bombe entro un certo lasso di tempo. Esiste un editor di livelli interamente gestito dallo Steam Workshop per estendere la longevità in questo senso. Nella modalità online invece parte il massacro. Sono presenti dei match ranked e non che ci metteranno in competizione con altri tre supereroi nei vari tracciati di gioco. Lo scopo sarà di correre nei percorsi tracciati in modo da lasciare gli altri concorrenti a bordo schermo. Quando il primo concorrente verrà lasciato indietro, la finestra di gioco inizierà progressivamente a ridursi di dimensione, in modo da offrire sempre meno anticipo sugli ostacoli ai concorrenti rimasti. Verrà assegnata una stellina al giocatore che sarà riuscito a seminare gli altri tre. Dopo tre stelline si vince il match. I bonus che potremo raccogliere varieranno dalla mega esplosione che allontanerà tutti, all'infausto gancio che scambierà la nostra posizione con quella del personaggio più in vantaggio, agli scatoloni da lanciare come intralcio, ai macigni rotolanti infuocati e a tanti altri. Le musiche sono incitanti e ben selezionate e composte, stesso dicasi per gli effetti sonori. La grafica è bidimensionale, in stile flash, americaneggiante, priva di sfumature e piena di colori piatti. Le animazioni sono soddisfacenti e nel complesso la scelta cromatica è buona per il genere di gioco a cui appartiene. Il reparto tecnico ha qualche sbavatura nelle collisioni, ma nel caos della partita è trascurabile. Non è noto il motore con il quale è stato sviluppato il gioco. La giocabilità è pressoché immediata. Ricordiamo che si tratta dopo tutto di un flash game evoluto e basta poco per iniziare a giocare e tanto per diventare un maestro del gioco. La longevità si attesta su buoni livelli, secondo quanto annunciato nel sito ufficiale potremo anche giocare in locale con due giocatori e in remoto con altri due. Esiste il workshop dei livelli e in più il gioco è semplicemente accattivante. Se doveste trovare online la combinazione giusta ed avversari potreste divertirvi appassionatamente per ore e ore senza che ve ne rendiate conto. In conclusione, Speedrunners è un gioco che prende.
Sia che decidiate di affrontare livelli single player, utili come allenamento, sia che decidiate di fiondarvi nella rete alla ricerca di avversari contro i quali confrontarvi, è sicuro che vi divertirete. Consigliato per ogni fascia di età, si presta a festini con amici proprio come Super Mario Kart. Il voto finale che diamo a Speedrunners è 9 su 10. Se state cercando un giochino semplice per giocare contro i vostri amici o no, Speedrunners è la scelta giusta, è il Mario Kart 2D che stavate aspettando. Da Alessandro Salvati è tutto, come sempre grazie per essere stati con noi e aver guardato il video. Alla prossima!